Silenzi da canti strozzati e silenzi, silenzi nello spazio siderale, assordanti vuoti d'assenza di sonoro, silenzi spezzati dalle inezie di microscopiche civiltà, squarciati dall'esplosione della supernova. Poca ineffabile cosa il canto delle immote esistenze di Brahma, il non manifesto, non pulsa, né vibra. Attende. La palingenesi è vibrazione, e poi ancora silenzi, nelle vallate, nei deserti, negli abissi oceanici e nelle caverne. Distillate dalla goccia della stalattite, ecco le clessidre che misurano il tempo del disumano. E tu, con quelle tue manine piccine, pronte ad afferrare le zanne del semidio, oh piccola creaturina inconsciente. Egli giace sdraiato in ogni luogo invisibile, in attesa del tuo odore o di una qualche civiltà. Pigmento. Ma in definitiva chi sono? Questo fremito dentro la guaina? Il senziente di me stesso? E le emozioni degli altri? E le domeniche festose, e le stanze condivise, cosa non mi spinge oltre? Esiste il fuori dalla mia pelle? Di chi sono queste gambe? Io sono tutte le famiglie a cena, quell'albero abbattuto, una cicala schiacciata. Questa notte ho fatto un sogno, c'era mezzo daino con le ruote, c'era una crosta di formaggio con gli occhi. Discutevamo di pittura, discutevamo di proporzioni, discutevamo di cornici. Di botto qualcuno spense la luce. Thank you.
cassonetto dei rifiuti si ritrovò faccia a faccia con il gatto e gli stivali. Aspetta. Lo facciamo. Due occhiazzi tanti che facevano impressione, pure con la luce del mattino. Il gatto con gli stivali dentro alla monnezza. Esprimi un desiderio, Lucia. Ma che sei? Chi sei? Il genio della lampada? Scusa. Esprimi un desiderio. Hai il tempo della chiusura del cassonetto, della molla, lascia la presa. Ma esprimi un desiderio, fece quella voce gattesca. Non pensarci troppo, la prima cosa che ti viene in mente, presto. Vorrei morisse mio marito. Fatto? No, davvero. Come? Ictus non ha sofferto. Neanche un po'. Poi sbrigati, non c'è molto tempo. Più soldi, tanti soldi. Tanti quanti? Tantissimi! Che taglio, che moneta. Euro, dollari. Dollari. Quanti dollari? Milioni. Come in credito conto corrente con tanti? Contanti! Ok, li trovi nell'armadio. Poi, mia figlia, un marito per mia figlia. Un marito? Che marito? Come? Nero? Cinese? Svedese? Uno... Vai! È il marito! Un marito per mia figlia. Ho capito, ma come deve essere? Il cassonetto si richiuse. Lucia provò a riaprirlo più volte. Del gatto con gli stivali non c'era traccia. Tornò di corsa a casa facendo le scale due a due a rotta di collo. Trovò il marito Gianni morto stecchito sul divano. Una montagna di dollari che fuoriuscivano dall'armadio muro e sua figlia Carmela di 8 anni in braccio a un tizio albanese in cantiere. Il suo nome era Roman e Roman fumava. Lucia lo guardò dritto negli occhi. Lui mosse lentamente lo sguardo per ogni anfratto della cucina sporca. Poi sorrise ampiamente, mostrando la sua dentiera a 40 gradi. Il ronzio del frigorifero di quella torre la mattina d'agosto divenne assordante. Sempre racconti qual è